Buongiorno. La Regione Lombardia il 17 novembre ha stanziato ulteriori 167 milioni, in aggiunta ai 3 miliardi e mezzo già messi a disposizione, per aiutare i propri cittadini a limitare gli effetti negativi del Covid. Oggi parliamo dell'iniziativa Sì Lombardia, che prevede un intervento a fondo perduto a favore di quelle categorie che sono state più trascurate dallo Stato centrale. Ve ne parlo di sabato e in questo modo un pochino raffazzonato perché i termini per presentare la domanda sono brevi, vanno dal 23 per i più fortunati al 27 novembre e quindi se state vedendo questo video e rientrate in quelle categorie, è il caso di dare un'occhiata. I contributi spaziano dai 1.000 ai 2.000 euro e sono a favore di questi settori e filiere. Commercio al dettaglio in sede fissa di abbigliamento, calzature e negozi non alimentari, ma soltanto questi ultimi se si trovano in centri commerciali. E avranno diritto a 1.500 euro a fondo perduto l'uno. Poi c'è la filiera degli eventi, sostanzialmente tutti coloro che si occupano di congressi, matrimoni e cerimonie varie. In questo caso il contributo è di 1.000 euro a impresa o a partita IVA. Sono compresi naturalmente anche chi ha il negozio commercio al dettaglio di bomboniere, chi si occupa di attrezzature e strutture per manifestazioni e spettacoli, e anche chi i fioristi, commercio al dettaglio di fiori e piante, oltre naturalmente a chi si occupa di catering, banqueting, speriamo di averlo pronunciato bene, chi organizza feste e cerimonie. Ci sono poi anche gli ambulanti, ma soltanto con posteggi in aree di eventi, stadi e concerti. Questi ricevono 1.500 euro l'uno se fanno domanda. C'è poi la filiera dei trasporti per le persone, cioè sostanzialmente i tassisti, il noleggio di autovetture da rimessa con conducente, gli NCC. I bus terrestri, sì, bus terrestri, bus aerei subacquei è difficile trovarli. Altre attività terrestri di passeggeri sono i bus turistici, il commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati, dovrebbero essere quindi benzinai. E poi c'è anche il commercio per mezzo di distributori automatici. Se tu hai un negozietto con distributori automatici, dovresti poter ottenere un ristoro di ben 2.000 euro. Poi ci sono gli artigiani con i servizi alla persona, 1.500 euro per gli istituti di bellezza. Ci sono poi anche gli operatori del settore turistico, agenzie di viaggio, tour operator, attività di guide e accompagnatori turistici, anche questi si portano a casa 2.000 euro a testa. E poi c'è la filiera dello sport e intrattenimento dei bambini, cioè corsi sportivi e ricreativi, corsi di danza, gestione di palestre e altre attività di intrattenimento e divertimento. Questi si portano a casa fra i 1.000 e i 1.500 euro. 1.000 euro per tutti, tranne che per i gestori di palestre che ottengono 1.500. Nonostante l'intestazione sia intrattenimento bambini, abbiamo già verificato che quantomeno per i corsi di danza sono ricompresi tutti i corsi, perché infatti ci si basa sul codice Ateco. E il codice Ateco è quello sia che tu tieni dei corsi per dei bambini sia per gli adulti. E poi c'è la filiera delle attività culturali, cioè i distributori di programmi televisivi, di video, sono 1.000 euro a testa, attività di proiezione cinematografica, 1.000 euro, altre rappresentazioni artistiche e attività nel campo della recitazione. Tutte queste categorie possono ottenere il contributo a fondo perduto. Le domande vanno presentate da un certo giorno specifico, il primo per alcune categorie lunedì per intenderci, per altri si arriva fino a mercoledì come data di inizio
di inoltro della domanda e si chiudono il 27. Come si inoltra la domanda? Si può inoltrare tramite firma digitale per chi ce l'ha, CNS, smart card normalmente, forse qualcuno ha la chiavetta, oppure tramite SPID. Suggerisco vivamente di registrarvi in anticipo rispetto alla data di inizio del bando, perché poi probabilmente il sito della regione e il portale saranno subissati di richieste. Vi indico qui sotto e probabilmente anche nei post di Facebook con cui cercherò di diffondere questo messaggio, il link al portale della regione e al bando. Sperando di essere stato utile, porgo i migliori saluti a tutti. In bocca al lupo, teniamo duro che il momento difficile si supera. A presto!